Allora, vi faccio vedere al Lidl cosa ho comprato. Totale sono 140 euro. Scusate, 100 euro e 40 centesimi. I prezzi io direi di metterli di fianco qua, intanto che vi faccio vedere i prodotti, cioè le cose che ho comprato. Allora, ovviamente la maggior parte è tutto asiatico, per cui dato che c'è al Lidl la festa asiatica, adesso vi faccio vedere quello che c'è e quello che ho comprato. Poi a fine video vi metto le clip e vi faccio vedere le cose che c'erano e quelle che non ho comprato, perché la maggior parte erano tutti piccanti e diciamo che a me il piccante non mi piace. Ho preso i chicken dippers, questi qua sono tutti da provare, per cui ho preso questi qua a 500 grammi. Poi ho preso il gelato Dragon Fruit, che spero che è buono, ce ne sono dentro 8. Ho preso i Party Selezione, che è vegetale con i chicken. Scusate per la moto. Allora, 260 grammi dovrebbe bastare per due persone. Tutta questa spesa che vi faccio vedere è per due persone. Per cui ho preso questi. Ho preso una confezione di latte della Graneloro, quello lì parzialmente scremato. Poi ho preso questo qua, noodles al pantai. Questo dice poco piccante, comunque tutta questa roba dopo vi dirò in un prossimo video se è buona oppure no. Comunque questo, la Pan Thai, spero che è buona, è meno piccante. Poi ho preso il Chick Green Curry, riso con verdure e pollo. 3,60, dovrebbe bastare per due persone perché la porzione sembra di più. Poi tanto il riso gonfio. Ho preso questi qua, i noodles, per preparazione 5 minuti. Io li faccio con le verdure, 100 grammi, credo che questo va solo per una persona. Sono fatte così. E io lo faccio con le verdure, sono strabuone. Poi burrata, questo l'ho preso il mio ragazzo. Poi ho preso il ginseng, le bustine. 10 bustine ginseng di questa marca, della Gold Nescafè. Poi lamponi, che poi vi spiegherò il perché dopo. I mirtilli, questi qui erano in promozione. Ah, un altro pacchetto. Sì, ne ho presi due perché uno per me e uno per il mio ragazzo. Poi questo, che è una pasta al curry, boh, credo che sempre thailandese. Sì, è un condimento per pasta. Poi lo proverò, vi farò sapere nel video. Poi sempre questo, però l'ho presa al curry verde. Questo qua è pasta al curry verde. Ho voluto provare questi, che non so cosa sono, tipo un frutto. Boh, l'ho visto e ho detto, ma sì, tanto per una volta li proviamo. Poi ho preso la pasta noodles, sempre 5 minuti. Questa però è di 200 grammi, per cui per due persone basta. E c'è questa. Poi ho preso il mango, però così. Volevo provarlo, spero che è buono. E comunque i prezzi ve li lascio di fianco così almeno li vedete, perché sennò ora che sto lì a cercare i prezzi giusti, voglio di stare qua domani mattina. Questo qua vegetale, sempre noodles, 5 minuti, però era diverso. Ne ho preso uno per provarlo. Poi ho preso questo, no, questo l'ha preso il mio ragazzo. Questo qua sempre Pan Thai, però secondo me è diverso, non è uguale a quello che ho preso io. Poi ho preso questi, che sono i biscotti della fortuna,
10, ce ne sono dentro, lo so, potevo evitare, però ho detto chi se ne frega. Poi ho preso due confezioni, queste costavano pochissimo, chicken ramen, spero che sono buoni, 100 grammi, ne ho presi sempre due, uno per me e uno per lui, per cui vediamo. Poi ho preso questo moccaccino, 10 bustine più una gratis, spero che è buono, non lo so, si prepara così e vi farò sapere anche su questo. Era in promozione per quello che ho preso il ginseng più questo, perché sennò non lo prendevo. Poi ho preso i snack di riso, anche questi per provarli, spero che siano buoni. Questi qua, questi sono di 175 grammi. Poi ho preso questi qua, il wasabi, spero che non è piccante. Questo 150 grammi. Infatti c'era questo, questo e un altro che però era piccante, non l'ho voluto prendere. Ho preso questi due. Poi ho preso questo, lo spray ginger allo zenzero. Spero che, boh, spero che è buono, poi ve lo farò, ve lo dirò. Poi ho preso questa salsetta teriyaki, non mi ricordo più come si dice, 250 ml, questa dovrebbe essere buona, spero che è quella che dico io. Poi ho preso la mozzarella, 500 grammi, così faccio pomodori con mozzarella. Poi ho preso questi che sono ravioli tipo cinesi, salmone avocado, sì, avocado, avocado, questi qua, spero che sono buoni. Ho preso sia questi che carne zenzero, spero che sono buoni. C'erano altri due gusti che tanto vi farò vedere la clip che ho fatto a fine video. Io volevo provare questi due, gli altri non li ho presi perché ho detto è inutile. Poi per finire ho preso questo che volevo provarlo. Praticamente è un frullatore dove tu metti la frutta e ti fa il frullato. Ed è anche semplice, lo puoi portare in giro, lo puoi caricare in giro, una figata. Poi lo proverò e vi farò sapere se com'è. E niente, anche questo era poco come prezzo, neanche tanto, e loro ho detto ma sì, tanto per una volta c'era questo e ho voluto prenderlo. Per finire ho preso il telo oscurante per la recensione. Ah, no. La recinzioni praticamente per il giardino, e ho già preso altri tre, solo che sono pochi e allora ho detto ne prendo due, infatti ne ho presi due perché erano pochi, allora ho detto ne prendo altri due, questi li ho pagati 9 euro, quasi 10 euro, questi me li ricordo, e sono ottimi, per cui ne ho presi altri due, spero che mi bastano. Se no, poi alla fine mi tocca andare a lobby perché poi dopo la promozione ovviamente finisce. E niente, questa era tutta la spesa, la roba che ho preso. Che poi alla fine sì, sono un po' schifezze, ma dato che c'era questo qua asiatico, io ne vado pazza, volevo, diciamo, ovviamente prendere queste cose. Per cui li proverò e ve lo farò sapere nei prodotti food finiti nel prossimo video, ovviamente. Fatemi sapere se questa spesa vi piace. Mi stavo dimenticando di farvi vedere che ho preso anche le arance per la spremuta, anche se non sono di stagione. Ho preso due mango. Questi qua sì, sono ancora un po' duri, ma dato che erano in promozione ho voluto prendere anche questi. E per finire il melone verde, che sinceramente non l'ho mai provato, era in promozione, allora ho comprato anche questo.
niente, per cui queste sono state altre tre cose che ovviamente ho comprato, per cui dato che volevo fare anche frullato e dato che erano in promozione, tranne questi, ho detto ma sì, per una volta li proviamo.